E buonasera, eccoci qua, bentornati a tutti, bentrovati, benvenuti a chi non è mai stato con noi nelle nostre dirette di viaggio fotografico. Voglio salutarvi innanzitutto, salutare i nostri ospiti che sono Loredana De Pace, Buonasera a che tutti. Buonasera intervista Raffaele Salvati, che a è qui tutti. con noi. Eccoci qua. Allora, benissimo, intanto benvenuti ai nostri ospiti e chiedo poi anche agli altri se ci sono, se il segnale arriva bene e dateci un segno in chat della vostra presenza e nel frattempo che vediamo se arrivano i primi messaggi, suggerisco anche di condividere la diretta con i nostri amici. Suggerisco di dividere la diretta Facebook sui vostri profili in modo che anche i vostri amici possano connettersi e rimanere con noi. Bene, detto questo, poi ve lo ridirò dopo con calma. Avremo la nostra. Durante la diretta sarà possibile fare delle domande. Vi chiedo cortesemente di farle nella chat. Ecco qua, è arrivato Roberto. Benvenuto Roberto Manfredi, ed è il nostro primo spettatore connesso. E quindi, se ci sono gli altri, Roberto, senti bene di darci una conferma. E niente, quindi dicevo, durante la diretta, come al solito, sarà possibile fare delle domande al nostro ospite Raffaele Salvati o a Loredana De Pace o a entrambi a seconda delle necessità. E alla fine della diretta risponderemo a tutti. Bene, io con questa brevissima introduzione tecnica vedo che comunque qualcuno si sta connettendo, Roberto ci dice che sente bene, per cui direi che possiamo iniziare. Lascio a questo punto la parola a Loredana De Pace e io sparisco rimanendo dietro le linee a vostra disposizione. Grazie Grazie Roberto, a voi. grazie mille. Bene, benvenuti. Benvenuti a tutti a questa serata in cui parleremo del lavoro ex, anzi ex di Raffaele Salvati, ex con punto interrogativo, quindi appunto come lo vedete in sovraimpressione. E anzitutto ci tengo a ringraziare gli ospiti di Viaggio Fotografico, Roberto e Simona, che ormai mi affiancano, anzi sono io che affianco loro e mi danno la possibilità di raccontare tante storie interessanti sulla fotografia, sulle differenti sfaccettature del linguaggio fotografico attraverso l'esperienza dei fotografi che realizzano, che si mettono alla prova, che realizzano i progetti e che questi progetti poi prendono delle strade. E, più volte abbiamo detto che i progetti fotografici hanno una vita, il processo creativo e produttivo del progetto fotografico non sempre collimano. Il processo creativo molto spesso ha una durata più lunga rispetto a quello effettivamente produttivo. E stasera lo vedremo, è proprio il caso di ex di Raffaele Salvati, è un esempio clamoroso di quanto differisca possa differire, no? Il tempo in cui uno pensa, ragiona, sedimenta il pensiero del progetto e le immagini stesse, e il tempo in cui invece il progetto viene realizzato effettivamente. Questa serata abbiamo deciso di realizzarla proprio adesso perché finalmente, dopo un anno di tremenda pandemia e di chiusura di tutte le situazioni espositive, ovviamente per tutelarci dalla diffusione della pandemia, non solo chiaramente a livello nazionale ma mondiale, dopo queste chiusure finalmente qualcosa si riesce ad aprire con la giusta cautela. Questo ci tengo a sottolinearlo perché dobbiamo stare tutti in salute e per farlo serve l'aiuto di tutti. E uno dei primi segnali che è arrivato dall'estero per
questa ripresa, questo ricominciare a circolare per le strade, a vivere di nuovo la fotografia in contesti culturali di divulgazione, è proprio il luogo in cui adesso si trovano le fotografie di Raffaele Salvati, che sto parlando nello specifico del Festival di Calella, che è una bellissima cittadina in provincia di Barcellona, che, in cui si svolge ormai da oltre 30 anni la manifestazione Festimage. A Calella vengono utilizzati degli spazi veramente eccezionali. Io vi suggerisco, quando sarà possibile, di andare prima di tutto a farvi una bella vacanza a mare, perché a Calella c'è un mare stupendo. È a mezz'ora da Barcellona, quindi si può visitare, diciamo, si può fare la gitarella urbana e poi restare appollaiati al mare a prendere il sole. Se invece desiderate frequentare Calella nel periodo del festival, in genere ogni anno è appunto ad aprile. E infatti dall'anno scorso, poi ce lo racconterà meglio Raffaele, è successo qualcosa a questa mostra, per cui quasi tutte le fotografie del suo lavoro sono rimaste congelate. E questo che vedete adesso è finalmente è la locandina che anticipa, no? Con la quale la mostra è stata promossa, e questa esposizione fa parte, come vi dicevo, di un ricco programma del festival di Festimage, organizzato, come vi dicevo, all'interno di una serie di strutture. La fabbrica degli Obet, che è il luogo in cui è esposta Ex, è una fabbrica, ex fabbrica, se non ricordo male, di tabacco. Comunque ha proprio le caratteristiche delle vecchie fabbriche, che poi è stata piuttosto per parecchio tempo in disuso e adesso è diventata un luogo espositivo meraviglioso. E devo dire che noi purtroppo non siamo potuti andare in Spagna, questo per questioni di pandemia, e veramente a me è dispiaciuto tanto, perché dopo un anno di attesa, però ecco, gli organizzatori ci hanno fornito tutto il supporto per stare lì, anche se non eravamo lì fisicamente, attraverso le dirette di presentazione, attraverso ovviamente la citazione dell'autore durante la presentazione delle mostre, e ci hanno inviato anche delle fotografie dell'allestimento che poi vedremo. E devo dire che sono rimasta molto contenta, poi magari Raffaele ci dirà la sua, sulla location, proprio perché le fotografie di Ex benissimo si abbinano alla location della fabbrica Iobet. Detto questo, insomma, come preambolo, per non dire tanto, ma qualcosa, insomma, era importante raccontarvela prima di passare la parola a Raffaele. Ringrazio ovviamente tutti quelli che si stanno collegando, tutti quelli che ci seguiranno, e anche io vi invito a fare domande sia a Raffaele che a me, come preferite, nel corso della serata. In base a quello che diremo, sicuramente verranno fuori degli interrogativi, e mi suggerisco di scriverli o di comunque comunicarli in qualche modo, perché ci fa molto piacere poter rispondere alle vostre domande. E quindi, prima delle vostre, io vorrei interrogare l'autore, partendo proprio dalla mostra di Calella, che appunto dicevamo è rimasta congelata. Che cosa è successo a questa mostra? Allora, cosa è successo? È successo che l'anno scorso, intorno, credo forse febbraio, forse anche un po' prima, e, insomma, grazie a Loredana, che comunque ha contatti anche con, diciamo, con gli organizzatori del festival, abbiamo proposto la nostra mostra, insomma, questo lavoro qui che potete vedere adesso. E insomma era stato accettato il lavoro, quindi presi gli accordi, insomma, tecnici, abbiamo praticamente più o meno suddiviso in due tutto il lavoro della mostra, e metà delle fotografie sono state spedite in Spagna, quindi è stato preparato un bel cassone di circa una ventina di chili, credo, perché comunque sono foto abbastanza grandi e come formato. E niente, sono state spedite lì. Eravamo anche quasi pronti per fare i biglietti, per prenotare, insomma, i biglietti per il volo, per l'aereo, per andare a Barcellona e poi a Calella, e scoppiata la pandemia, quindi ovviamente si è fermato un po' il tutto, anzi si è bloccato completamente tutto, e la mostra è rimasta lì.
Quindi le foto sono rimaste lì da febbraio dell'anno scorso in attesa di sviluppi futuri. Poi quest'anno, come diceva Loredana prima, comunque gli organizzatori hanno voluto comunque ripartire sulla mostra e quindi ci hanno riconfermato, insomma, la nostra presenza e questo è il risultato. Ah, infatti le fotografie che vediamo adesso sono proprio quelle dell'allestimento, come vi Eccole al dicevo. peso. Eccola qui, ecco la fotografia. Perché? Perché il peso? Perché così, un dettaglio tecnico importante, raccontare anche il dietro le quinte, no, di quello che è successo a questa mostra. Questa è, tra l'altro, la fotografia portante, Che dà magari anche il poi. nome, esatto. Che dà il nome alla mostra, magari poi ce la racconti. E quando io sono andata a effettuare le procedure per la spedizione, per capire in che condizione far partire queste fotografie, con quale tipo di supporto, cassa e anche i costi, ovviamente i Corriere. corrieri avevano a disposizione una bilancia speciale per pesare oggetti molto grandi, ingombranti, e abbiamo pesato prima una fotografia e poi abbiamo fatto una media di tutte le altre che, anche se avevano le misure un po' diverse, però diciamo abbiamo fatto appunto una media del peso, e dopodiché sono state adeguatamente imballate in una confezione di legno con giusti supporti per evitare che si rovinasse. Chiaramente questa è una fase molto delicata, molto critica, perché, come diceva Raffaele, le fotografie sono stampate in dimensioni piuttosto grandi. Questa è la più grande di tutte, che se non ricordo male era 100 per 80, e le altre leggermente più piccole, ma molto delicate. Perché? Perché sono stampate su carta fine art né mule e su supporto di bond certificato, ma sono delicate perché ovviamente Non c'è cornice, non c'è vetro, non c'è, esatto, sono a nudo. sono al vivo, e quindi quando si sbuccia uno spigolo, la mostra è finita, cioè la fotografia si butta. E ovviamente, cioè, si butta per chi ha voglia di fare cose, lavori di qualità, e non si accontenta di una fotografia graffiata. E quindi l'imballaggio è stata un'operazione delicata e importante che Eccolo. a seguire. Poi c'è appunto l'impacchettamento. Devo dire, ancora ringrazio le ragazze del negozio dove mi sono rivolta. Vabbè, la carta non aveva nulla a che fare, ma l'abbiamo impacchettato come un pupazzo di cristallo. E quindi ha viaggiato, però noi appunto eravamo lì lì per partire, e invece tutto si è fermato. E mi ha fatto molto piacere che l'organizzazione considerasse le 3-4 mostre, perché non è stata solo questa a rimanere congelata, ma ce ne sono state altre che erano già partite un paio di mesi prima dell'esposizione, che poi sono state riprese ed esposte quest'anno. E quindi, insomma, una bella storia da raccontare, una storia che fa, che è strana, che resterà senz'altro nella memoria dell'autore, insomma, che non è comune una vicenda del genere. Entriamo Direi un di no. attimo. Eh no, assolutamente. Tra l'altro, poi l'allestimento, diceva, ecco, una cosa importante che vi volevo dire: Raffaele ha detto che abbiamo diviso la mostra a metà. Perché l'esposizione è completa, il progetto completo prevede 19 fotografie, e la metà della mostra, che non è stata inviata in Spagna, è rimasta da un'altra parte congelata, perché doveva essere esposta a Roma, presso Dojo, il ristorante Galleria Dojo. Poi purtroppo la pandemia per i luoghi di questo tipo si è estesa fin tuttora. Insomma, credo che lunedì abbiano riaperto, cioè hanno riaperto, e solo all'aperto, con tavoli all'aperto, e quindi la mostra di Dojo è di là da venire, se verrà. Per cui, insomma, i viaggi incredibili di questa esposizione che è partita. Però ecco, da dove è partita? Arriviamo un po' a raccontare il senso di questo progetto, come è nato. Quindi faccio la seconda domanda. Raccontaci che cos'è Ex, quando l'hai pensata e quando l'hai realizzata, che sono, come dicevamo all'inizio, due cose abbastanza diverse. E perché, ovviamente. Ok,
Allora, quando l'ho pensata, non lo so, non ti so rispondere con una data precisa, anche perché ne abbiamo discusso su questo argomento molto a lungo. L'ho realizzata nel settembre, almeno gli scatti, insomma, nel settembre del 2016 e l'ho realizzata in 2 ore circa. Ed è stata una cosa stranissima perché ho avuto una sorta di, come dire, di folgorazione momentanea e ho cominciato a girare per questi posti e sono tutte fotografie, diciamo, di impianti industriali sostanzialmente che io frequento per lavoro e giravo tipo automa, preso Sì, dal dall'estro creativo. credo di sì, non lo so cos'era comunque, cosa fosse in quel momento. E la cosa assurda che mi ha colpito, ragionandoci un po' dopo, è che sapevo esattamente dove andare, cosa avrei trovato e cosa avrei fotografato. E il tutto veramente in 2 ore. Tra parentesi, foto scattate interamente tutte quante col Ecco. telefonino e poi post-prodotte al momento. Quindi scattavo, facevo la post-produzione e andavo avanti. Scattavo, facevo la post-produzione e andavo avanti. È durato veramente 2 ore, tranne qualche foto che è stata fatta tipo una settimana dopo, ma parliamo di 2 o 3 foto soltanto, probabilmente una cosa del genere, non ricordo neanche più. Ma la maggior parte delle foto sono state fatte così. Tra l'altro, questo è un pezzo di tutta quella di quelle 2 ore, tant'è che ci sono, quel giorno penso di aver scattato una sessantina di foto, probabilmente. Di questo, ovviamente, è una selezione fatta sia, diciamo, diciamo, mi ha aiutato ovviamente Loredana a fare la selezione finale, però queste, per esempio, quasi tutte queste le avevo già pensate in bianco e nero, quindi quando facevo la post produzione al momento le facevo già in bianco e nero. E poi ce ne sono altrettante, forse anche qualcosa in più, tutta una serie a colori, che però diciamo quelle ancora non abbiamo fatto mostre, ci siamo dedicati a questo, no? Per il momento. Quindi ero in preda a questo raptus creativo, e poi niente, parlandone con Loredana, giustamente mi ha fatto notare che la mostra, diciamo, gli scatti non sono nati in quelle 2 ore, ovviamente, ma in qualcosa come 12 anni di frequentazione di questi posti, durante i quali ho immagazzinato queste immagini nel cervello, e quando ho avuto l'esigenza di scattare, ripeto, sapevo dove andare, che cosa avevo trovato, che cosa volevo fotografare. È da quello che dicevamo all'inizio, no? Io molto spesso mi soffermo su questo argomento, lo porto in verità come esempio anche quando realizzo altre dirette o conferenze, perché questo lo dico a favore dei nostri ascoltatori, i fotografi a volte non si rendono conto effettivamente del valore delle fotografie che hanno realizzato. E quando un lavoro è talmente interiorizzato, è talmente veloce nella fase produttiva, si pensa che la fase creativa collimi esattamente con quella produttiva, cioè con quella dello scatto. Quindi, quando io ho incontrato Raffaele e mi ha mostrato queste fotografie, mi ha detto: ho fatto delle foto, vedile, vediamole. E io, quando le ho viste, ho detto: ma tu ti rendi conto che hai fatto un buon lavoro? C'è da fare un editing, perché quelle a colori, per esempio, le abbiamo scartate, alcune avevamo provato a fare una post-produzione in bianco e nero, qualcuna è rientrata, qualcuna no, perché come sapete la fase di lavorazione poi dell'editing, della selezione dell'immagine è lunga, faticosa, dolorosa, richiede delle pause, richiede una metabolizzazione, richiede molto impegno dall'una e dall'altra parte. E, insomma, e Raffaele insisteva nel dire: no, ma io, guarda, io ho fatto queste fotografie in 2 ore, cioè non è possibile che un lavoro scattato in 2 ore abbia un valore fotografico. E io lì insistere, guarda che tu non l'hai scattata in 2 ore. E indagavo, diciamo, la mia vena giornalistica ha cercato di spingerlo a prendere consapevolezza del fatto che, appunto, aveva, come ha detto lui stesso, aveva metabolizzato, aveva interiorizzato le immagini, ma non solo le immagini, cioè le immagini sono il frutto dell'esperienza vissuta da Raffaele.
E questo è il valore aggiunto di queste immagini, che sono esteticamente essenziali, che sono certamente d'impatto, non sono reportage, non sono ritratto, non richiedono, hanno richiesto l'intervento di altre persone, sono una relazione diretta e molto stretta dell'autore con i soggetti che ha fotografato, e in quelle fotografie c'è tutta la relazione, c'è tutto il pathos, tutta l'intensità nella forma in cui l'autore vede. Perché Raffaele è un ingegnere, e questo si vede da come fotografa, ma anche da come risponde alle domande, per cui c'è molta geometria del ragionamento. E questo l'ha aiutato, avere, come dire, una mente geometrica, fra virgolette, lo ha aiutato e nella sedimentazione e nella composizione, perché ha affiancato la sua capacità di osservazione razionale delle forme con la sua esperienza razionale e professionale, quindi anche umana, quindi non solo razionale ma emotiva. E infatti su questo magari poi ritorniamo, Raffaele, sulla questione più umana, che anche se l'umano non c'è, però c'è, non c'è volutamente. Non c'è volutamente, e quindi insomma l'assemblaggio, l'accostamento, il mescolio di queste situazioni hanno portato alla realizzazione poi in appena 2 ore. Come tu stesso hai detto, quelle foto già ce l'avevi negli occhi, sei andato soltanto a cercarle in un momento fortunato di ispirazione, e le hai trovate immediatamente. A proposito del discorso dell'umano, perché non ci sono persone e perché ci sono persone invece? Allora, le persone non ci sono, come dicevo volutamente, non ho voluto inserire nessuna figura umana, ma comunque ritengo almeno, insomma, essendo comunque parte di un impianto e qui torniamo anche, diciamo, al nome del titolo, ex col punto interrogativo, e uno o più impianti, non si sa, poi ve l'ho detto, però diciamo sostanzialmente sono due. E non ci sono persone perché diciamo, il messaggio che volevo un attimino passare è lasciare appunto questo punto di domanda aperto: questo impianto è ancora in funzione oppure non lo è più? Perché considerate che comunque io faccio questo lavoro da ormai 17 anni, quindi vivo nell'industria da 17 anni e ho visto cambiare il mondo del lavoro in questo arco temporale. Ahimè, un pochino in peggio, nel senso che comunque quando ho iniziato a lavorare era diverso la situazione rispetto adesso. In più c'è stata la crisi, quella del 2009, crisi finanziaria del 2009, che ovviamente ha avuto un impatto anche sull'industria, su tutti i settori sostanzialmente. E soprattutto in Italia, nel sud Italia, quando ho fatto queste foto c'era ancora comunque lo strascico di quella crisi lì. Parliamo di 2016, contro 2009, sono 7 anni di distanza. E ho visto via via, insomma, un peggioramento nelle condizioni lavorative sugli impianti, sull'industria sostanzialmente. Quindi, diciamo, la volontà di non inserire persone, non inserire figure umane, ma comunque far trasparire, tipo le sedie che abbiamo visto prima, dove si vedono delle cicche a terra, forse riescono a vedere, sì. Comunque si vede. Oppure le ombre sullo schienale o sulla seduta della sedia, quelle lì sono ombre dovute allo sporco delle tute di gente che si è seduta sopra. E qui, tra l'altro, su questa foto abbiamo litigato tantissimo con Loredana. Discusso, dai, litigato no, Avete litigato, discusso. è un termine un Discusso po' per, sì, per discusso perché, l'inquadratura. esatto, per l'inquadratura un po' strana perché si vede, l'ho fatta col telefonino sopra la testa, quindi parliamo di 2,5 metri, forse cose del genere. E quindi è un'inquadratura un po' strana, ma l'ho fatta così perché volevo far vedere proprio diciamo, le ombre sulla seduta delle sedie, volevo che si vedesse questa cosa. E poi dall'alto comunque un effetto di schiacciamento, no? Da un punto di vista alto, tutto il soggetto che c'è in basso viene schiacciato, viene appiattito, schiacciato e risente del peso dell'altezza. E invece io, preferendo la simmetria delle altre immagini, l'equilibrio formale rispetto alle altre immagini, questa esulava un po', insomma.
ero un po' titubante. Poi, siccome l'ho convinta. Era sì, perché a volte bisogna parlare, far parlare le foto anche un po' fuori dal coro. E quella a me era... ricorda, scusa, a me ricorda tanto, se ci avete presente, no? Hiroshima, dove c'è la figura dell'uomo sul muro che è rimasto carbonizzato praticamente dall'esplosione della bomba atomica. Mi ricorda un pochino questa cosa. Sì, sono delle tracce molto più evidenti rispetto agli altri luoghi che hai fotografato della presenza umana. Quindi ecco la risposta alla seconda domanda, dove si trova l'uomo? Sullo sporco di quelle sedie. Anche sullo sporco delle pareti, sui sì, luoghi... Sì, ma era giusto per chiudere su quella cosa. Sì. E infatti c'è qualcuno che domanda appunto qual è, poi è una domanda in effetti a cui hai già risposto, perciò la posso lanciare già. C'è Francesco Dolfi che in chat domanda qual è il messaggio che hai voluto veicolare, no? Se vuoi aggiungere qualcosa rispetto a questa domanda, lo possiamo già rispondere a Francesco. Grazie della domanda, Francesco. Ma diciamo, allora, sostanzialmente, poi vabbè, magari anticipo un pochino, la prima esposizione che abbiamo fatto è stata a Colorno, dove il tema di quell'anno era il capolinea. Uh-huh. Al Colorno Photo Life specifico, sì, esatto. Il nome del festival. Esatto. E lì nel testo che abbiamo anche, diciamo, allegato alla mostra, ci abbiamo tenuto a specificare. È un capolinea nel senso che, sì, qui parliamo di impianto aperto, chiuso, non lo sappiamo, e quindi è un'industria, un impianto a suo capolinea oppure no. E messaggio finale, sostanzialmente, il capolinea non è detto che per forza debba essere un punto di arrivo, un punto di fine di qualcosa, ma può essere anche un punto di inizio per qualcos'altro. Quindi diciamo un pochino il messaggio che volevo passare era questo qui. Sì, per sua natura il concetto proprio di capolinea prevede l'arrivo e la partenza, quindi anche se in effetti come primo... Spesso si tende a, diciamo, associarlo alla parte negativa, no? All'arrivo, alla fine di qualcosa. No? Anche perché si usa dire sei proprio al capolinea, no? Sei proprio arrivato, e invece il capolinea va considerato nelle sue diverse accezioni, quindi il punto di arrivo di un autobus, di un treno, di un mezzo di trasporto, ma anche il punto di partenza. È il punto di partenza, esatto. Quindi può anche essere un impianto che sta lì per partire o per ripartire o chissà. Esatto. Quelle che vediamo adesso invece sono a proposito del Colorno Photo Life, sono proprio le immagini che abbiamo organizzato in sequenza, perché quando abbiamo ricevuto l'ok da parte di Gigi Montali, che è il direttore del festival del Colorno Photo Life, con cui io collaboro ormai da 6-7 anni, come sempre succede per una esposizione, abbiamo fatto anche questo ragionamento con Caleglia, mi faccio mandare le immagini e la piantina, la mappa con tutte le misure della location, in base alla quale poi noi diamo forma all'esposizione. Prego. È importante questa cosa perché mi dà il là per dire che ogni esposizione, cioè l'esposizione, il progetto è ex ed è quello che vi stiamo raccontando, però chiaramente le esposizioni, e ne abbiamo fatte diverse in questo progetto, prendono un'anima diversa, un'entità diversa quando vanno a occupare uno spazio differente. A Colorno avevamo una sala molto bella della Reggia di Colorno, ed era anche abbastanza impegnativo occupare questa sala, perché comunque è una reggia che ha una struttura antica, per cui era interessante il contrasto fra le immagini bianco-nero e questa magnificenza della reggia di Colorno. E quindi abbiamo organizzato, in base a questo che vedete, sono le schermate delle pareti. Ogni parete, ecco, era 100x75 la misura, sì. Ogni parete avevamo a disposizione una metratura. Avevamo a disposizione una serie di attaccaglie e abbiamo dovuto ragionare anche in funzione degli elementi in più. Anzi, in verità, un elemento in più ci ha buggerato, perché proprio l'immagine che vedete sulla sinistra, quella grande, questo grande spiraglio a forma di chiave,
Noi l'avevamo pensata da... questa sì, sequenza. Esatto, la vuoi raccontare tu questa cosa, Raffaele? Ma sì, dai. Insomma, avevamo preparato, erano quattro pareti, quindi ci sono quattro successioni di foto, l'avevamo pensata così, per poi accorgerci, praticamente forse qualche giorno prima della mostra, che nella sala c'era un camino enorme. E quindi no, fu lo stesso Gigi, ora che mi ricordo, sì, che disse, secondo me, quella foto va sul camino. Esatto. Infatti l'abbiamo staccata poi dalle altre, l'abbiamo messa singola sul, sì, sul camino. Sì, 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 sì. Devo, dire, devo dire che ci ha fatto il suo perché. E questo perché nella piantina non c'erano le indicazioni del camino, c'erano le indicazioni delle finestre, ma il camino mancava. E così da quell'esperienza, un po' ecco, a volte nelle mostre c'è questa piccola magia che succede. Mi è capitata diverse volte in cui tu organizzi tutto, prendi le misure, le distanze, gli spazi, fai tutti gli schemi di questo mondo, mandi all'allestimento le ossessioni per, fino all'ultimo per sapere se hanno montato tutto come volevi tu. Poi arriva, succede la variabile dell'imponderabile e ti trovi un cammino. E tu trovi un cammino e la mostra funziona alla stessa maniera. Quindi va bene essere, come dire, attenti, pronti, rigorosi, organizzare tutto il possibile, ma quando succedono questi casi, forse a volte si può anche accettare il caso e vedere come la mostra prende vita in funzione dello spazio, ecco. Chiedo a Roberto se vuole incominciare a mandare online le fotografie delle esposizioni, perché vorrei domandare adesso a Raffaele di raccontarci più che, sì, ovviamente dire magari quali sono le esposizioni che hai realizzato con questa mostra. Questa è una fotografia quella, che ho scattato. Quella non è la mia mostra. No, questa è la mostra di Gabriele Basilico, che è stata visitata da Raffaele in Val d'Aosta. È una fotografia che abbiamo utilizzato per presentare la biografia di Raffaele all'interno dell'intervista che è stata pubblicata ad aprile su New World Camera, nella mia rubrica Taker Off. Ovviamente vi invito ad andarla a leggere perché è un compendio di quello che ci stiamo dicendo, però insomma è un contenitore diverso delle fotografie ed è un momento diverso che voi potete prendere per leggere, ascoltare e entrare in questo progetto attraverso una dimensione appunto che è quella di Nox Sensei nella mia rubrica. Quindi volevo chiedere a Raffaele quali sono le mostre dove sono state ospitate le tue fotografie, per citarle, per raccontarci un po' le location che ti hanno ospitato, ma soprattutto quali sono stati gli effetti in te, cioè quali sono stati gli incontri, se hai degli episodi da raccontare, delle vicende che legate sicuramente che sono state vissute legate alle singole serie espositive. Ok. Allora, la prima è stata Colorno, come dicevamo prima, Colorno, aiutami, Festival. Colorno Photolife. Photolife, io sono negatissimo con i nomi, quindi faccio sempre confusione, non mi ricordo mai niente. E lì, grazie a Gigi Montali, come dicevamo prima, abbiamo esposto nella Reggia di Colorno, che è un posto bellissimo, tra parentesi, e le cose che, a parte diciamo un po' su tutte le mostre, ovviamente le persone che ho incontrato, i direttori, veramente un'esperienza bellissima. Infatti sono dispiaciutissimo di non essere potuto andare in Spagna, perché mi manca questo pezzo insomma di contatto con poi gli organizzatori e con le persone che visitano la mostra. Però pazienza, sarà per la prossima volta. E le cose che ricordo con molto piacere di Colorno, di un paio di episodi specifici. Allora, il primo, e io ero lì nella sala dove c'erano le mie foto, sono arrivate tre persone anziane, si sono lette la scheda della mostra e poi hanno cominciato a guardare le foto e hanno cominciato a litigare tra di loro, perché c'era quello che diceva, hai visto, si può fotografare anche col telefonino, quell'altro diceva, sì, ma io preferisco la pellicola, e quell'altro, no, ma col digitale... È stata una scenetta, alla fine mi sono messo in mezzo anch'io insieme a loro, abbiamo cominciato insomma a parlare di
del mezzo foto, diciamo, che si utilizza per scattare le fotografie. E alla fine se ne sono andati tutti e tre convinti, me compreso, che poi non è tanto, non conta tanto il mezzo in sé per sé, ma quello che uno c'ha in testa, quello, esatto, che vuole vedere. Ma è stata una macchietta proprio, è stato benissimo. Beh, questo è molto... Perché litigavano proprio, scusami, si beccavano tra di loro, poi probabilmente, anzi sicuramente sono amici di vecchia data, quindi sono questo rapporto bellissimo e mi sono goduto la scena e poi sono intervenuto. Certo. Questo è l'effetto dell'andare a visitare una mostra, possibilmente in compagnia, magari con persone che conosciamo, con cui condividiamo la passione per la fotografia, perché ognuno ha, specialmente insomma, persone di una certa età che hanno vissuto l'analogico in primis nel loro mondo del loro vivere la fotografia, e che magari fanno fatica ad accettare che un progetto esposto in una sede istituzionale sia stato scattato esclusivamente con lo smartphone e addirittura stampato in queste dimensioni così grandi, perché comunque la resa era perfetta, è perfetta, insomma, degli scatti anche stampati. Bene, qui vediamo, sì, in formato grande, vediamo scorrere le immagini del... Scusa. No, volevo aggiungere, la cosa che mi è divertito anche, vabbè, poi lì entra un po' la parte dell'ingegnere, è vedere nei tre uomini, insomma, che erano lì, le persone anziane, anche la differenza di approccio, no? Perché si vedeva quello che era più innovativo, più tecnologico, ci avrà avuto almeno 80 anni, credo, è una cosa del genere. Quindi... cioè, è stata una cosa fantastica proprio, anche da questo punto di vista. Cioè, c'era quello lì, si vedeva, no? Il conservatore, chiamiamolo così, no? Proprio statico sulle sue idee, invece quello più innovatore, proprio divertente quella cosa. Sì, e poi un altro ricordo molto bello che ho, che anche lì insomma mi ha colpito questa cosa, nella stanza a fianco alla mia esponeva Cesare Di Liborio. Mm-hmm. Con un lavoro su Max Mara, se non ricordo male. Sì. Che sono praticamente i magazzini Max Mara. Erano i magazzini Max Mara che dovevano essere smantellati. Esatto, lui ha fotografato tutte le fasi, insomma, dell'abbandono del magazzino. E a parte abbiamo fatto amicizia con Cesare, che è una persona squisitissima, davvero. Oltre ad essere un genio, secondo me, perché fa dei lavori veramente molto, molto belli. Sì, invitiamo, scusami Raffaele, chi ci sta ascoltando a cercare Cesare Di Liborio su Facebook o su internet per vedere i suoi lavori, perché è un gran professionista della fotografia. Lo volevo dire io. dillo. Vabbè, vai. Allora, io non sono fotografo di professione, lui sì. Quindi già il primo contrasto. Io ho scattato, come dicevo prima, questa mostra in 2 ore con un telefonino. Lui ci mette 2 giorni, se non di più, per fare una foto. Fotografa in grande formato, medio grande formato, stampa lui le foto, c'ha un ingranditore. Mi raccontava addirittura ha dovuto sfondare il solaio, perché c'ha un ingranditore enorme, quindi per poter poi stampare le foto ha dovuto sfondare il solaio per poter portare più in alto l'ingranditore. E quindi veramente fa un lavoro assurdo, mostruoso, e mi ha incuriosito il contrasto assoluto, diciamo, tra il mio approccio e il suo, perché veramente uno, diciamo, dai due estremi opposti, eppure ci siamo trovati benissimo a parlare insieme. Diciamo, questi sono i 2 episodi che ricordo proprio con più affetto per quanto riguarda Colorno. Beh, ce n'è un terzo che io sappia. Sì, diciamo che c'era anche Vasco Ascolini, diciamo che comunque si è visto un po' tutte le mostre, lo devo dire. Sì, quando ho visto, sono comunque un modesto, almeno un falso modesto, non lo so. Quando ha visto le mie foto, mi ha guardato, ha fatto, ma tu queste le devi portare al MAST di Bologna. Io non sapevo neanche che cosa fosse. Poi ho chiesto a Loredana. E quindi, diciamo, piccola medaglietta. Anche Vasco Ascolini, eccovi, sicuramente chi ci ascolta sa chi è Vasco Ascolini, ma insomma se
mai non lo sapeste, vi invitiamo a vedere i suoi lavori, un grandissimo fotografo emiliano che è un po' nemoprofeta in patria, in verità, è più conosciuto in Francia, ha lavorato moltissimo con la Francia, però, ed è uno dei maestri di Cesare Di Liborio, quindi è una persona di una certa età, quindi interessante come due figure che hanno lavorato per tutta la vita con l'analogico, che hanno un approccio lento alla fotografia, sia nel pensiero nella produzione, nella realizzazione abbiano apprezzato un lavoro che invece è stato fatto nella velocità della realizzazione. Evidentemente, insomma, i loro occhi esperti hanno visto qualcosa che ci fa piacere, che appunto ci sia questa attestazione di stima. E poi che altra Questo strada è Taranto, ha foto arte. intrapreso Ex? Le foto che stiamo vedendo adesso che scorrevano sono di fatte a Taranto, foto arte nel 2018, maggio credo fosse. E vabbè, io sono di Taranto, quindi. Sì, è stato anche lì. Sì, io ho giocato in casa, ma è hai stato giocato in divertente casa. perché io praticamente avevo frequentato anni fa il circolo fotografico di Taranto, Il all'epoca era diretto da castello. un castello, diretto da Raimondo Musolino. Loredana, che comunque conosce Raimondo, gli aveva proposto la mostra e ci ha chiamato il 1° di maggio, mi pare. Forse sì, è il 1° maggio. Ci chiama Raimondo, dice: mi chiama, anzi, scrive a Loredana, mi dai il numero di Raffaele perché lo voglio contattare per dirgli che facciamo la mostra sua a Taranto. Mi chiama Raimondo, prima si era andato a guardare il mio profilo Facebook e mi fa: ah, ma sei tu? Ma io mica l'avevo capito. Perché comunque non c'eravamo, forse non mi ricordo neanche se avevamo un'amicizia su questo, ma non mi sto ricordando come andò bene la cosa. Comunque non aveva capito che ero io, aveva comunque scelto le mie foto, e quindi quando poi ha capito che ero io, ancora più contento, insomma, della cosa. Io contentissimo, figuratevi. Quindi. E pure lì abbiamo fatto le È corse, vero, perché poi perché l'abbiamo nel fatto assieme lavoro. a Marco. Il camino. Il camino di Colorno. Ah, sì, questo è il famoso che parlavamo prima. Sì, nel lavoro curatoriale, chiaramente, che succede? Ecco, racconto questa cosa. Normalmente, Abbiamo perso Loredana. Sì. mi sentite? Loredana, puoi procedere? Continua Sì, tu, sì. Raffa. Ah, No, perfetto. adesso mi Ok, sentiamo, benissimo. prova. Dicevo, nel lavoro curatoriale, ok, nel lavoro curatoriale seguo una serie di autori. Seguire significa dall'idea alla realizzazione, all'esposizione, al libro, quindi al progetto editoriale, insomma, quello che l'autore richiede, quello di cui ha bisogno nel suo momento storico d'autore. E quindi quando io propongo, quando avendo a che fare, collaborando con diversi festival, propongo gli autori che ritengo più adatti per quell'edizione del festival e lavorandoci in questo settore, chiaramente conosco le dinamiche che interne hanno prima, perché l'organizzazione dei festival avviene con molto molto anticipo, per cui per esempio da 5-6 mesi a questa parte già stiamo lavorando all'edizione 2011 2021, scusate, sono tornata indietro di 10 anni, 2021 del Colorno Photolife. E quindi io ho proposto diversi autori a Raimondo. Ovviamente non è che gli mando la fotografia della faccina, gli mando le fotografie del progetto con una biografia e con la sinossi, con lo statement del lavoro. Quindi è stato ancora più di grande soddisfazione che abbiano scelto quelle fotografie, perché non riconoscendo una persona che aveva partecipato, aveva fatto parte del circo. Apro una parentesi, io non è che lo conosco soltanto Raimondo. Raimondo, io ho cominciato il circolo fotografico Il Castello quando avevo 16 anni, anzi 15 anni, e sono stata la prima socia del Circolo Il Castello, e poi per tutta una serie di cose dopo 25 anni sono diventata socia onoraria, quindi per me era quasi automatico, scontato, no? Dover voler presentare dei lavori
Ah, tra l'altro, se il 10 maggio, neanche a far la posta, saremo in diretta con il Circolo del Castello, con un altro autore che è stato già ospite di Viaggio Fotografico, che si chiama Carlo Traini, cosiddetto anche Fiume Carlo, e se qualcuno non l'ha vista quella diretta, vi invito ad andarla a vedere, perché e vi invito chiaramente a vedere giorno 10 sul Circolo del Castello di che cosa si parlerà, perché ovviamente essendo un fiume di autore... scatta continuamente e c'è in ballo un progetto molto interessante. Aperta e chiusa parentesi. Poi la mostra dove è andata? Stiamo vedendo un'altra sede. Qui è a Priverno, ai portici comunali, giusto? Priverno. I portici comunali, sì. Sì. E lì, vabbè, perché dire di Priverno? È un posto... tranquillissimo, fuori dal mondo, se uno si vuole rilassare, il posto ideale. E lì, grazie a Carlo Picone, abbiamo esposto lì ai portici comunali, appunto. E anche lui, veramente, persona di altri tempi, squisitissima. Ci ha invitati a casa della sorella, abbiamo mangiato da lui. È un fotografista. Come? Beh, questi sono questi... Questi fatti, fotografo e giornalista, questi fatti che vi sto raccontando non hanno senso soltanto per raccontare il fatterello, la memoria di qualcosa che ci è capitata, ha un senso più alto, altrimenti insomma saremmo magari in birreria a raccontarci questa cosa. Il senso è che quando noi esponiamo, quando lavoriamo con le immagini, quando ci impegniamo, perché c'è un lavoro di organizzazione incredibile dietro, da parte degli organizzatori, da parte dell'autore, del curatore, di chi sta in questo ambiente per professione, secondo me, dal mio personale parere, la mostra riesce, l'evento riesce nel momento in cui si innescano meccanismi virtuosi, primo professionali, cioè di collaborazione al fine di ottenere il risultato, cioè l'esposizione, nella maniera migliore possibile, quindi la comunicazione, l'allestimento, i testi, dove collocare il tutto, chi invitare, eccetera. Secondo, poi si innescano, se questo meccanismo diventa virtuoso a livello professionale, si innescano anche delle relazioni umane molto importanti, che sono forse il regalo più bello che la fotografia dà. Che ne dici, Raffaele? Ne dico che io mi prendo giusto quella parte, perché tanto tutto il lavoro lo fai tu, la parte di allestimento, di selezione, di contatto, eccetera, eccetera. Quindi poi arrivo, come a Priverno, a Taranto, do una mano ad appendere le foto e mi godo i rapporti umani. Diciamo, il lavoro sporco lo faccio fare a te. Ti abbiamo riperso l'oggi. E niente, io poi eccoci, Loredana, sì. Ci sei di nuovo? Sì, no, sì, ok, io faccio come fantasmi, ogni tanto compaio e scompaio. No, non l'ho sentita, ma insomma, non ho sentito quelli che stanno ascoltando. Sì, la parte, le rogne me le prendo io. Esatto, ho detto giusto quello. Le rogne te le pigli tu, io mi godo i rapporti umani. Beh, questo è il mio lavoro, quindi va bene così, insomma. Poi non è vero, in verità, non sono rogne, perché altrimenti non farei questo lavoro, e sono questioni organizzative da risolvere. Quindi è normale che ci siano dei lavori, cioè c'è del lavoro da fare, che può essere andare a Priverno a prendere le misure, stabilire con Carlo Picone come festeggiare, insomma, cose veramente di varia natura. Roberto, noi ti sentiamo, eh? Roberto, noi ti sentiamo. Come dici? Eccoci, ci sono. Qui ancora. No, stiamo sentendo. E invece adesso a cosa stai lavorando? Ah, adesso sto lavorando al lavoro e basta, non sto fotografando per il momento.
lavorando al lavoro principale. Beh, però c'è in Sono sede di cantiere, missione. c'è in cantiere qualcosa, su, non fare modesto. Sì, c'è qualche scatto, più di qualche scatto. Vedete come Mi devo fa? Vedete mettere come fa? Ma qualche vi rendete conto io che devo fare? Vedete come fa? C'è qualche scatto, giorno. dice. Abbiamo una cartella piena di monoliti e dice che c'è qualche scatto. Che cosa sono i monoliti? No, non ho capito la domanda. Ti abbiamo perso. Ha Forse lo chiesto cosa intuisce. sono i Che monoliti? cosa, cioè, io ho detto Ah. abbiamo una cartella piena di monoliti, ma così Sì, sembra sì, sì. che abbiamo. Che cosa sono? Ma sono sempre foto. Vabbè, io lo sminuisco, lo sai, no? Sono foto geometriche. No, no, questa è una serie a colori, di Non c'è strutture speranza. abbastanza grandi, insomma, prevalentemente tutte inquadrate dal basso, quindi vedono questi slanci verso l'alto. Vediamo. Certo, C'è da fare ancora un non po' di abbiamo editate, selezione. ancora non c'è da fare selezione. Vabbè, per il momento ecco, siamo nella fase, secondo me, più bella, perché a parte questo anno che non abbiamo potuto lavorarci, però c'è una grande cartella con un bel po' di fotografie, che tra l'altro io adopero, spesso adopero come esempio nei workshop che tengo sull'editing, perché ci sono alcune fotografie che abbiamo già scartato, che sono quelle scattate in orizzontale, perché l'idea del monolite è quella della verticalità, no? Di vedere queste strutture che sono molto spesso sono strutture architettoniche, ma possono essere palazzi, possono essere grattacieli oppure piccole strutture che però prese dal basso diventano gigantesche. Con la è un progetto a colori, quindi c'è netta differenza. Sono sempre scattate con il cellulare, e sono scattate in momenti del giorno in cui è in situazioni, quindi c'è un momento di attesa, in cui c'è qualcosa di particolare che sta succedendo, che sia un filo, un cavo della luce illuminato da un lampione di notte, che sia l'ora blu, che sia una finestra aperta, c'è qualcosa che ci dà un segnale in più rispetto alla classica, diciamo, fotografia. È un lavoro formale, però. Chissà dove andrà a finire, quando potremo continuare a farlo. Vedremo. Vedremo, vedremo. Sicuramente è un lavoro diverso. Innanzitutto non c'è punto interrogativo, ma c'è il monolite, cioè il monolite A forma è di per punto sua natura. esclamativo. È punto esclamativo, esatto, sì, quindi è un'affermazione. Siamo passati dalla domanda all'affermazione intensa, ecco. Vedremo, vedremo che succederà. Roberto, che dici? Ci sono domande provenienti da chi ci ascolta? Direi di no, non mi sembra perché alla domanda di Francesco Dolfi avete già risposto Intanto e quindi. grazie per aver segnalato i nomi che abbiamo detto. Degli autori coinvolti nella nostra chiacchierata, questo insomma, a favore di chi ci ascolta. È utile, ho messo anche il link della diretta che abbiamo fatto con Carlo Traini. E, no, invece una Sì, con domanda ce l'ho Carlo. io per il nostro Raffaele. Allora, Ah. io mi ero fatto un'idea che poi avevo così in qualche modo riassunto con Loredana, mi sembrava di averci preso sul dire, beh, ex con il punto interrogativo è il chiedersi se qualcosa sia stato o sia ancora. E questo era il senso. Solo Sì. che mandando poi le varie comunicazioni ai nostri amici, uno di questi mi ha risposto, un tuo collega Raffaele. Ah, sì. Un tuo collega ingegnere mi ha risposto facendomi notare che quel simbolo è esattamente, dillo tu, È il anche un'altra simbolo, cosa, in quanto esatto, è il simbolo. simbolo di pericolo che sa identificare le zone ATEX,
ovvero zone dove possono crearsi potenzialmente delle atmosfere esplosive. Quindi entrando, insomma, esatto, entrando in quella zona lì bisogna avere, per esempio, indumenti antistatici, no, assolutamente telefonini in teoria, no, cioè ci sono quelli specifici per zone ATEX, ogni attrezzo o strumento che entra lì dentro deve rispondere alle specifiche ATEX, altrimenti c'è il rischio di esplosione. Banalmente può essere vicino, che ne so, dove c'è un tubo del metano, per esempio, se c'è una perdita ovviamente si può creare una condizione di potenziale esplosività. Ed è proprio quello il simbolo, quello riportato nella foto dove si vede X. X. X come esplosivo. Beh, che bello che ci sia stato qualcuno attento a tra l'altro cosa, no, è una doppia lettura, una nuova lettura, va, mettiamola così, insolita, più tecnica e meno formale, meno fotografica, che ha riportato un amico, Alessandro Medini, che ha comunque interpretato il tuo lavoro sicuramente in una chiave più di sicurezza che non in chiave fotografica. Capito, Roberto, sono ingegneri, quindi c'è una logica nell'agire, nel pensare, nel parlare. Non avete idea di che fatica io abbia fatto a convincere Raffaele a fare questa diretta, perché per lui rispondere a una domanda, cioè lui risponde alla domanda, ma risponde con tre parole. Poco prima della diretta, che cosa ti ho detto? Per favore, non usare tre parole soltanto. Ah, no, io ho capito, sì, sintetico. Cerca di articolare, no? No, sei sintetico, avrebbe usato due. Articola, racconta, cioè, perché è un momento in cui va fatto. Gli ingegneri sono un mondo straordinario, e quindi grazie di questa alternativa di visione. Di questa nuova lettura. Bene, domande non ne vedo altre. Io lascerei a voi una conclusione, un saluto, un arrivederci, un appuntamento in una prossima occasione pubblica, se volete. Come no? Online o live, se e quando sarà possibile. Dateci un appuntamento. Allora, certo. Anzitutto di nuovo grazie dell'ospitalità e della possibilità di raccontare di questa vicenda strana che circonda questa mostra e di tutto quello che è stato il percorso e la vita di questa mostra, perché anche questa è una cosa interessante da dire, cioè l'esposizione, il progetto nasce nelle mani e negli occhi dell'autore e poi prende come le esperienze di divulgazione, prende una strada che coinvolge tante altre persone e nel percorso subentrano altre dinamiche che arricchiscono il valore stesso dell'esposizione. Quindi questa mostra non è la stessa, cioè pur essendo le immagini le stesse, questa mostra sicuramente non è la stessa di quando abbiamo iniziato a esporla. E questo per forza di cose, non siamo gli stessi noi, non è la stessa l'esposizione, si è arricchita nel corso del tempo. E speriamo di poter presentare presto, appena sarà possibile, di nuovo ricominciare a fotografare l'editing del progetto dei monoliti, e questo più per Raffaele, che si deve ricominciare a fotografare, perché con la scusa del lockdown secondo me se presenziare, ci siete? Mi sentite? Sì? Ok, ci siamo, a presenziare ci domani sera, grazie Roberto, domani sera, dunque c'è un fitto calendario di presentazioni per quanto mi riguarda. Domani sera sono ospite con Carlo Traini di Maatrice con due A, su Instagram di questa organizzazione.
Amministrazione Culturale che ci ospita per parlare appunto di Promenade, Pathos, Ironia in Costume, che è il libro di cui il libro edito Crowdbooks, che è in raccolta fondi, appunto, raccolta di fondi di Crowdbooks per la pubblicazione. Quindi vi invito a partecipare, perché la storia di Carlo è veramente eccezionale, riguarda tutti quanti noi, ci possiamo assolutamente identificare tutti nelle fotografie di Carlo. E questo domani, invece, giorno 3 maggio, vi invito a partecipare alla diretta del circolo fotografico Le Molere, che osserva invece me in intervista con Paolo Simonazzi, che io ho definito in Nox Sensei un gentiluomo rivoluzionario emiliano, perché lo scoprirete se avrete voglia di seguirci. E inoltre, e concludo, se vi fa piacere seguire la mia pagina Facebook, lì cioè periodicamente pubblico tutte le dirette che sono diventate tante e che sono l'occasione per raccontare di buona fotografia e per condividere un momento culturale insieme a voi. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito per l'ascolto, per l'attenzione, e vi aspettiamo sul viaggio fotografico per le prossime dirette che avremo anche con loro il mese prossimo. Chi abbiamo il mese prossimo? Paolo Simonazzi, credo. Sai che non mi ricordo. Sì, non me lo ricordo, sì. Non mi aspettavo la domanda. Ce ne sono altre due sicuramente, Paolo Simonazzi, Paolo... Sì, fino a giugno. L'ho fatta, pensavo ad alta voce. C'è Paolo Simonazzi a maggio e poi c'è Marco Kelly a giugno, ecco, l'ho fatta. Sono tante le dirette, sì, quindi è difficile ricordare, comunque sarete aggiornati via via. Benone. Grazie, grazie a voi, grazie della vostra partecipazione, grazie a Loredana De Pace che condivide sempre i suoi autori con noi, grazie a Raffaele Salvati di averci intrattenuto con il suo lavoro, grazie a tutti voi che ci avete seguito in quest'ora in diretta insieme a parlare di bella fotografia, di buona fotografia, e continuate a seguirci. A presto. Grazie, ciao. Buona serata, grazie a voi. Grazie a voi. Ciao.